Benvenuti e bentornati. Oggi per voi un bel mazzetto modern. Il mio, probabilmente, se avessi le carte anche in real, giocherei sempre questo perché è molto divertente fare questa strategia qua. Di cosa si tratta? Si tratta di Temur Rinoceronti Crashing Footfalls, una carta con suspend di Modern Horizon 1 che crea due Rinoceronti 4/4 con travolgere, ma possiamo, diciamo, sfruttare il discorso sospensione con le carte con cascata, che sono Violent Outburst e Shardless Agent. Perché noi cascheremo fin tanto che non cascheremo una carta che costa di meno, ed è l'unica carta nel mazzo che costa meno di 3. Vi direte, ma Fire and Ice? No, Fire and Ice dopo un certo, diciamo un po' di anni fa, hanno cambiato la regola per le carte di questo tipo qua, splittate, e in pratica si sommano i costi di mana, quindi questa costa 4 formalmente. Invece rispetto ad altre versioni che giocavano delle strategie molto simili, è comunque molto interattivo come mazzo, perché c'era un buon Crusher Giant che, e Brazen Borrower, che col discorso avventura riescono un po' a fregare un po' il sistema della cascata, perché in realtà la carta costa 3, ma loro a 2 possono fare qualcosa tipo bounzare o sparare due danni. Inoltre abbiamo Subtly, che è la nostra carta con Convoke blu, che ci permette di far mettere una creatura in cima al mazzo dell'avversario, o un Planeswalker, ed è fondamentale perché le carte che fanno morire questo mazzo, ad esempio c'è Teferino, Force of Negation, non ve la sto neanche a spiegare, Criptico, anche se nelle ultime versioni è diventato con Fury main deck Criptico e Jace via, e con altre carte tipo Endurance main deck. Io ho preferito portare comunque la versione classica Control, con i due Jace, con i Criptici, però se voi preferite mettere Fury main deck ci sta, perché il meta sta shiftando molto in martellone. Detto ciò, di side abbiamo Endurance, Force of Vigor e Fury. Endurance è una carta devastante, ricordatevi che potete rimischiarvi anche il vostro di mazzo, quindi contro 1000 vi rimischiate il vostro. Force of Vigor, altra carta che facciamo a costo 0 ma in realtà costa 4. Blood Moon, e voi direte, però abbiamo un botto di roba, però tendenzialmente Blood Moon quando entra Criptico non c'è, oppure comunque è troppo più forte loccare l'avversario rispetto a magari il danno che ci facciamo noi, anche perché a una certa c'è un Violent Outburst in hand, c'è un doppio rinoceronte, tocca a noi Blood Moon, finita lì la partita. E Mystical Dispute per eventuali, in alcuni matchup, proteggerci la combo o comunque fare counter war o comunque fare dei counter. Detto ciò, non sottovalutate anche Ice, in quanto tappare un permanente bersaglio non è una cosa da sottovalutare. Infatti ad esempio contro Bounceland di Amuleto, contro le terre di trono, le facciamo in mantenimento, tappiamo una terra e peschiamo. Tra l'altro non ci facciamo neanche svantaggio card, quindi vedetela così. Fire, poi spara due danni dove vogliamo. E Jace non ve li sto neanche a spiegare. È un mazzo in realtà abbastanza tempo, a mio parere. È un tempo control, perché comunque noi abbiamo una chiusura molto forte. Abbiamo alcune carte che fanno molto svantaggio, come Force of Negation e Subtly, ma abbiamo altrettante carte che ci permettono di recuperare lo svantaggio, tipo cascare con Shardless Agent i Crashing Footfalls, Jace the Mind Sculptor, Cryptic Command, eccetera. È un mazzo che può sembrare molto lineare, può sembrare molto semplice, ma in realtà c'ha qualche piccola scelta ce l'ha, secondo me, molto spesso di gameplay e non solo. La decklist in descrizione, penso che farò una o due parti, due barra tre parti, e almeno per 6 settimane siamo a posto. Inizio un nuovo lavoro, quindi non so ancora bene come mi dovrò adeguare, anche perché mi devo trasferire. E ditemi se a Verona conoscete qualche posto per giocare Modern o Legacy in settimana, la sera, ci andrei volentieri, mi porto le carte e giocherei. Detto ciò, il 28-29 di agosto sarò al Four Seasons di Bologna. Mi hanno detto di avvisare comunque chi vorrà iscriversi che loro prevedono di far giocare solamente giocatori con Green Pass o con tampone 48 ore prima.
non è una mia disposizione, io sto solo avvisando, e tendenzialmente la preiscrizione sarà, avrà validità solo in caso avete pagato prima. Mandate la mail all'evento, e, anzi ve la metto qua in descrizione la mail, e vedete voi cosa volete fare, cosa non volete fare. Detto ciò, si va a giocare. Ditemi se volete vedere altri mazzi, altre cose, collab, ditemi la vostra. E questo mazzo mi piace un botto, dai. Anche poi i colori sono proprio belli. Dai, andiamo a giocare. Mano not very good. Quando iniziamo noi cerchiamo sempre una mano in cui scombare, tra virgolette. Questa ottima, ottima. Abbiamo anche la risposta a eventuali schifezze main deck. Dove è tenuta Isla? Sigarda Aid. No, non fare ornitottero, fai il bravo. Va bene. Rioma. Passo. Foresta passo. Ah, se fa solo una bestia, io la sparo. Se fa solo bestia, sparo. Se fa altre schifie, come quella. Not very happy. Drum, va bene. Tottero, va bene. Martellao? Ingegno Smith? Preso un Esper Sentinel. Vabbè, io per sicurezza... Non è che cambi tanto. Aggrediamolo un po'. È giusto o sbagliato? Potrebbe essere sbagliato, vero? Diciamo che spero che non abbia... In realtà sto giocando sperando che non abbia il martellone in mano. Sentinella. Arca miseria, ne hai due? Ah no, zero martellow. Martellow. Se tappa 2 mi fa un 1, 2, 3. Dovrebbe essere un 4, 4, 1, 2, 3. 4, 4, no? Dove tra l'altro lo posso pure triccare. Li fai passare, attenzione, non me l'aspettavo che me li facesse passare. Passo, vai. Sì. Certo, fai un altro costrutto, giustamente. Se avessi avuto terra in mano, avrei giocato Borrower in Hand, ti tappo tutto con Criptico, vinco. Però non avendo la terra in mano, non avendo la vittoria sicura, io per sicurezza me la giocherei così. Sì, mi hai fatto costrutto, va bene. Fatti a cercare sto martellone. Martellao. Ah, manco martellao. No, no, qua su questo invece.
Non è una bellissima giocata, eh. Però non è male. In realtà non è neanche malissimo. Viene due danni. Ai ai ai. Paladino, va bene. Equipaggi. Ma se attacchi, blocco, te lo giuro, blocco se attacchi. Giuro. Giuro che blocco se attacchi. Dai, è che esce una fessa, dai, non ci crede nessuno che attacchi qua. Gnigni. Gnigni, va bene. Terra. Not very good. Potrei anche fare bounce, ma mi sembra proprio una giocata di merda. Qua dipende quanti danni mi vuole fare. Ah, se mi attacca solo con quello li prendo tutti. Sì. Ci sta. By the way, se non gioca per... Se non chiudo questo turno io in hand facciamo Violent Outburst. Così che non sono letali. Va bene, li voglio prendere, dai. Martellone. L'H. Quanti danni sarebbero in più? Ai 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 ai. Sono 10, 18. Purtroppo, nope. Ormai è andato in pila. E pescato di paladino. Purtroppo. Sette. Lui andrebbe a 19. Se pescavo una terra. Certo. La Madonna, che mi fai ancora? Chi è questo 3? Ah, si è pigliato in man Lurrus. Noi facciamo lui. Facciamo altri Rhinos. Comunque questo non è un bellissimo matchup, eh. Never a joy. No, così non la vinciamo mai. Peccato. Peccato.
Le forze io non le terrei. Probabilmente voglio togliere tutto ciò che è in sorcery. Non è le Blood Moon, giusto, chiaramente. Fiori comunque è abbastanza importante. Probabilmente criptico uno per lo posso togliere. Fire and Ice so forti, quella uno per la posso togliere. Bonnie Crusher è meno forte di Borrower. No, vabbè, a sto punto tolgo uno di questi. No, Force of Vigor, carta decisiva nel matchup. Mancano un po' di carte verdi, purtroppo. Adesso partiamo noi, quindi Shardless va bene. Non so se voglio togliere tutti i Subtly. Non è così brutto Subtly in realtà. Gli tolgo il paladino, però vabbè, un turno. Ah vabbè, dai, ributtiamo dentro Shardless. On the play giochiamocela anche abbastanza spinti. Se lui, bravo lui a fare tanti martelloni, bravo lui. Inizio. Altro martellone. Dai, dammi una bella mano potente. Tre terre, una rimozione. Violent Outburst, Fon e Shardless. Perfetto. Lì sarebbe Perfection. Dovete sapere che quando registro MTGO non vinco un game da solo, non vinco un game manco se piango in cinese. È incredibile. Uff, questa non me la sento di molligare. Terra Footfalls, go. On, purtroppo non riesco a farlo. Breeding Footfalls go Dietlev Drum va bene. Tottero. Sentinella sono meno happy. Però oh. Secondo me sta giocata da fare. Tra l'altro poi manco pesca. Mi tolgo due pezzi per uno. Purtroppo so che non è la Stoneforge. Sarebbe stato top togliere gli Stoneforge che mi farà adesso. Oh. Dai, non me lo fare adesso che mi punisci tantissimo. Ai ai ai, costo 3, eh? Lurrus. Va bene. Allora io intanto faccio, prendo un trioma. Passo. Power sealed trigger. Purtroppo qua Bloody non te la posso fare. E se no mi inchioderai da solo. L'Urus into Tottero. Ai ai ai, questo non è Tottero. Ai ai ai. Room. Counterino subito su Sigarda Aid. Esiliato. Cosa che non è da sottovalutare. Questo ottimo per togliergli l'Urrus.
Urza Sega, va bene. Dai, oh. Lurus into Esper Sentinel, dai, lo so che ce l'hai. Purtroppo lo fai. Sentinella. Purtroppo quella Urza Saga io la devo togliere per forza, se no ci perdo. Purtroppo non pago nulla. Dovevo pagare. Li avrei avuti. Nah. Con questa mano da saga ci avrei perso. Purtroppo manco è così bello Bloodborne contro di lui. Non lo vado neanche. Ai 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 ai. Va bene. Niente. Scherzavo. Ciao. Not perfetta, però posso mandarlo un po' indietro. Comunque riesco a fare crashing. Footfall sono una certa. Diciamo che un piano c'è. Non bellissimo, vedendo il suo mulligan così, mi sa che... Mi sa che è martellone. Mi sa che è martellone, vedendolo fecciare così aggressive. Beh, noi questo glielo facciamo, passiamo. Tanto possiamo rivelarci. Su un eventuale Stoneforge io subtly glielo farei. È mil. Va bene. Over sealed. Allora sai che ti dico? Ho pescato forte. Ecco cosa dico. Devo prendere Steam Vents. Sparaglielo subito, che non gli voglio dare value. Non gli voglio far fare value con quel granchietto de merda. Ah, un altro granchietto. Minchia, mi saresti partito doppio granchietto. Certo. Un pescare a terra adesso. Fon non male, con sta mano tutta blu. Tutta blu. Sì, va bene. Ah, è una isoletta, mamma millato. Va bene, va bene. Surgical. No, direi proprio di no. Se no come cacchio vinco. Anche se forse no, forse ho sbagliato, Perché magari una millata è più pesante. Se mi fa il mesmeric, top, io tra bounce, tocca a me stappo. Ne faccio i cazzi miei. Se mi milli 14 è brutto. Anche perché mi ha già millato 3 crashing footfalls. Dai, così almeno perdi un mana, dai. Terra. Oh. Allora li peschiamo pure noi le terre.
penso mi farà granchietto passo. Contro 1000 non è facile, non è facile. Però questo qua è un mazzo che secondo me da 1000 manco dovrebbe, non dovrebbe perderci troppo, penso. Potevo farli anche subito lì. Ci penso. Probabilmente ho sbagliato. Mamma mia. 10. Io lo dobbiamo buttare. Non mi voglio tappare out perché quel danno lì non è che cambiasse. Non cambia. Ai 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 ai. Cerco di tenermi open, dai, tanto. Nel mazzo dovrei avere altri due criptici. Quindi me la gioco su un bluff che non c'è. I bounce in mano crab in hand. Dipende, adesso vediamo cosa fa lui. L'urus in mano mi va bene. Allora in hand ci facciamo lui. Vabbè, avevo un bouncino in mano. No, not bad. Allora, Endurance contro 1000, carta fortissima. Direi veramente carta giusta. Bloodmoon, secondo me, lo inchiodo un po'. Probabilmente Shardless non è bellissima. Allora, Subtly non è bellissima. Qua, Brazen Borrower. Però posso togliere comunque i Mesmeric Orb, quindi comunque. No, non è vero, Brazen Borrower fa cagare. Un Bonnie Johnny Crash. Beh, Endurance top, io lo faccio. Mi rimischio il mio mazzo. E te saluti. Anzi, col senno di poi mi sa che dovevo giocare a 65-70 carte per rendergli la millata più dura. È una bellissima mano 0 terre. Facile. Mi ha rimostrato Lurus. Sta tenendo a 7, tra l'altro. No, devo fare così, dai. Giochiamo giusto, dai. Island. Era Crab. Non avevo dubbi. No, era la carta dopo. Qua io potevo già spaccare Crab. Peccato. Beh, mo si prende per forza Trioma. Mamma mia, che forte. Magari c'è pure Fetch. Mi interessa più il mio del cimitero rispetto al suo, eh? Oboro. Yes. Yes, no. Cioè, non è che sono contento, però. Nel milion botto. Anche Bonnie Johnny Cash. E forse Fury manco così brutto, eh? Poi dopo, post side. C'è un G3, giochiamo a 70 carte.
shit. Questa è la carta più forte che potevo pescare. Va bene, ciclato. Vai. Il piano fare endurance. E quando faccio violent autobus tenente, che magari mi tira counter. E poi faccio endurance, mi rimischio il mio. Però adesso c'ho il cimitero un po' poco pieno, quindi. In realtà. Mille. Sì. Passi, penso. Io adesso faccio la terza terra, faccio caverna. In end penso di fare. In end suo penso di fare Violent Outburst. Su Blood Moon. Ma se io lo faccio adesso. No. Meno te lo fizzlo pure. Quindi andrò a prendere un'altra isoletta. No, un'altra isoletta non posso. È ciclato, vedo come sta bene. E facciamo che abbiamo ricominciato la race da zero. Allora, facciamo che prima che mi faccia la terra. Così lo faccio prima. Sto cercando di giocare attorno a Surgical. Mi ha fatto Archive Trap in risposta. E va bene. Mi ha millato 13. Cazzo, un Endurance me l'ha millato. Oboro in mano. Va bene. Vuol dire che hai solo spell in mano. Not very bene. Crashing. Avesse esiliato 1, 2, 3. Ne ho ancora uno nel mazzo. Che mi devi fare? Scartino. Push. Ci sta. Non è una mill card, va bene. Uno io devo sparare per forza. So che qua ho fatto una scelta. So che comunque sto correndo un rischio, perché adesso lui mi potrebbe millare un altro Crashing Footfalls, visto che ne ho uno, due, tre. Già millati, me ne rimane solo uno, però su 30 carte una sola, quanto devi essere forte. E se top deck un endurance, GG. Forse lì l'ho fatto troppo affrettato. Tolgo il force. Probabilmente lì ho affrettato un po' l'endurance. Ci sta, adesso lui deve andare all in perché mi deve millare l'altro endurance.
Oh, cazzarola, me l'ha millato. E vabbè, se la vi. Prendiamo comunque la foresta in caso di... Lo zio si attacca. Così da setappare letale il prossimo turno. Cazzo, 22 carte non sono tante. Io li setappo lo stesso. Poi vuol dire che devi bloccare tu, eh. Sei tu che devi bloccare dopo, eh. Tre carte in mano di Kunlurrus. Penso che la sua giocata sia comunque Lurrus into Crab, into Granchietto. Comunque sia in risposta a qualsiasi cosa. Vabbè, l'Urus va bene. E lui non ci possiamo fare niente. E lui va bene. Cioè, va bene. Forse poi tra l'altro con la Surgical su qua Blood me la potevo prendere. Crab. Mo' te lo faccio. Se c'hai Surgical, bravo te. La terra, no. Nope. Bene, il fatto che non abbia terra sono contento. Primo attacco. E io le devo girare tutte. Attacco it all. Mi sarei sentito molto più al sicuro se avessi pescato una fawn. Giustissimo il suo blocco. Purtroppo non posso fare altrimenti. Non ho botti. Devo farti bow crash. Bonnie Johnny Crusher. Go. Non feccio neanche perché non gli voglio regalare carte del mazzo. Ale, ale. Granchio, va bene. From the graveyard, quindi l'hai preso dal cimitero. Obro in mano, mi rifai obro e poi mi rimilli. Va bene. Va bene. Quindi? Sono morto? Gli ho fatto land drop, quindi non è neanche modo di fare pesco 3 coso. Io ti giuro che non me la faccio manco se piangi in cinese. Granchietto loro scontro Bone Crusher, triplo rhino. Mi rhino c'hanno pure. Chi è? Tasha? Crypt Incursion. Ai 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 ai. Va bene. Ha regalato un turno. Che ci devo fare? Che so fa, so fa. Bella rimozione, un bel bouncino. Vabbè, manco il bouncino in realtà basta. Una bella fawn per decidere di non morire il turno dopo. E invece.
Invece It's a Land. Io attacco con tutto sicuramente. Bloccherà un pezzo. Però bloccare così, zii, è sbagliato. Mi devi bloccare questo. Mi piace di più. Sei. Go. Oh, io più di così. Più che girare i miei Rhino tutti i turni. Anche perché da 1014 non muoio. Tasha potrei morirci. Anche se comunque ho tante carte che costano 3. Due terre ce le ho già in mano. Push, va bene. Adesso ho ancora little. E un'altra removal. Minchia, ma non slow playarla se c'è un'altra removal. Vabbè. Botto, ottimo. Botto, ti giuro che te lo tiro nel tuo. Quando ti tappi per millarmi, per cercare di vincere. Che? Porca miseria, un altro Crypt Incursion. È 10. Tra l'altro non me le ha manco esiliate tutte le creature. Granchietto, notepad. Certo, modify. Modify. Millo. Sparo a te. Sparo già in end perché ho solo una fonte di rosso e potrei pescare un altro botto. Credo. Dovrei averne altri, ancora un Bonnie. Comunque qua lo costringo comunque a bloccarmi. C'ho la Fonny in mano, sono molto più tranquillo. Così almeno il prossimo turno mi fai solo una spell grossa. Le creature penso che siano quasi finite. Devi bloccare per forza, penso. Lo prendo. Va bene. Beh, 3. Che palle, oh. Che fatica. Vai a 3. Si è buggato. Eppure è buggato qua. Che è rimasto in campo, eh. Vabbè, dopo mandiamo il video alla Wizzy. Che qua si è buggato. Chi è? Ma bomba. Ma no, zi. Ma non ci pensare neanche. GG. Uff. Che fatica, pure